Rieccoci, benvenuti ancora, siamo qui, insomma, continuiamo questa maratona culturale, la chiamerei, no? Un weekend pieno di appuntamenti, quello dal 4 al 6 ottobre. Abbiamo parlato prima qui con il nostro presidente Lucio Alfiero, del benvenuto a tutti, Angela Riccio, promotrice dell'iniziativa Story Rider, Paolo Iani, vicepresidente della BCC Buccino Comuni Cilentani, il sindaco di Laureana Angelo Serra e l'assessore alla cultura del comune di Torchiara, Gennaro Guida. Benvenuti. Presidente, le passo subito la parola per raccontare questa bellissima iniziativa, un altro evento culturale che riguarda il nostro territorio, che mette insieme sempre al centro la narrazione, quindi parliamo di Story Riders, quindi in quanti modi si può raccontare il nostro territorio? È una bellissima domanda, io non dirò qual è, perché la BCC è vicina a questo progetto e poi lascerò naturalmente ad Angela un po' raccontare come raccontare questa manifestazione, questa idea che ogni anno si evolve. E nasce dalla voglia di poter raccontare i nostri conti e i racconti, no? Che un po' ci trasmettevano anche i nostri anziani. Io ancora, forse sono fortunato perché appartengo ancora a una generazione in cui l'anziano era davanti al bar, noi stavamo dietro a seguire il 3-7, nel 3-7 naturalmente c'erano tante narrazioni, tanti racconti. Oggi sicuramente la tecnologia ha preso un po' il posto e ha un po' sostituito il racconto, e non lo dico per voler poi imputare alla tecnologia come un male, perché quelli sono strumenti e lo strumento, quando viene utilizzato nel modo corretto, può essere anche quello utile e può portare anche allo stesso risultato. Però questa voglia di raccontare il nostro territorio, non far disperdere questi racconti, la nostra tradizione, la nostra cultura, noi siamo figli di questa terra e quindi l'amore per questa terra porta Angela Riccio a ritornare nella sua terra. Siamo alla quinta edizione. Sì, e nel porsi una domanda, perché penso che poi questo è quello che ha mosso e che l'appassiona, cioè come dobbiamo fare per far riscattare questo nostro territorio, perché è così bello e ricco, però è anche così poco sfruttato, tra virgolette. Allora, sfruttare non è una parola bella, diciamo la perdita di queste opportunità. Ed ecco che la cultura allora diventa baricentrica rispetto a questo. C'erano alcune volte si diceva che non si vive di cultura, questo è qualcosa che oramai è stata assolutamente cancellata come espressione, perché abbiamo visto che cosa portano alcune manifestazioni come indotto economico. E anche nel nostro piccolo penso, perché poi lo scopo non era soltanto quello di raccontare a noi stessi oppure di costruire quel salotto in cui si racconta e si autocelebra. Questa è un'idea invece diversa, che ogni anno, ripeto, cambia e aggiunge qualcosa, e quindi bello ricevere i racconti di tante persone che portano la loro esperienza, e ogni qualvolta si aggiunge esperienza a una comunità, a un territorio, lo si arricchisce. E quindi questa è la prima, no, l'idea di poter arricchire attraverso appunto il racconto è già qualcosa che ha segnato ed è poi l'elemento centrale di questa manifestazione, che però poi ha voluto mettere qualcos'altro, e quindi il premio alle aziende, perché anche quello, il raccontare un'iniziativa di successo, e quindi il ruolo della banca, perché un po' confrontandoci un po' con Angela, noi volevamo che la nostra non fosse una sponsorizzazione soltanto di chi fino a se stesso, ma di poter portare anche un taglio che potesse valorizzare anche l'esperienza della banca. E quest'anno poi forse la cosa più ambiziosa, pure più difficile, però pure qualcosa che potrebbe portare veramente anche a un traguardo diverso, che è quello di arricchire di opere d'arte in un percorso itinerante del nostro Cilento, che ci permette intanto di lasciare delle opere importanti. Questo è il primo elemento. Se poi queste opere le sapremo valorizzare attraverso le scuole, i visitatori, ma in un discorso in cui il Cilento non è solo luglio ad agosto ed è mare, ma è qualcosa di diverso, arricchito dall'enogastronomia, dai paesaggi, e quindi in questo il coinvolgimento dei comuni, mi fa piacere vedere le amministrazioni,
presente. Speriamo che questo oggi sia soltanto il primo passo per poi raccontare tra 10 anni un arricchimento complessivo del Cilento con centinaia di opere d'arte, che sicuramente significa che questo progetto, che è nato embrionale eppure con un po' di fatica, poi alla fine porta a un risultato. La banca deve fare questo, perché la banca, cioè, oltre al ruolo, e oggi non voglio parlare della banca nel suo ruolo tipico, che è quello di un istituto di credito che sta vicino ai clienti, sta vicino alle imprese, che noi questo lo dobbiamo fare, lo vogliamo fare bene. Però la banca locale non può, perché sennò non ci distinguiamo dagli altri. Qualcuno lo fa pure meglio, perché noi non è che possiamo paragonare il nostro modo di fare banca Intesa o ad alcune banche che hanno una storia e hanno tecnologie diverse. Noi invece possiamo fare qualcosa di diverso, penetrare il nostro territorio e creare delle sinergie con le associazioni, con le menti, con le amministrazioni, per far crescere in complesso il nostro territorio. E in questo la banca avrà un vantaggio, perché crescendo il territorio crescerà anche la banca e quindi uno sviluppo diverso. Quindi noi vogliamo essere parte di questo tipo di progetto, e quando i progetti verranno rappresentati alla banca con delle buone idee, in cui è chiara la passione, è chiara una struttura organizzata anche di manifestazione, perché sennò facciamo cose sciatte che a noi non interessano, cioè noi dobbiamo evolvere, che la manifestazione fatta bene porta ricchezza, che porta visitatori, porta persone che pernottano, porta... Noi vogliamo questo, noi dobbiamo essere ambiziosi in questo, e penso che il mettere attorno a tavolo, no? Associazioni, imprenditori, amministrazioni, banca, cultura, sia già un buon passo per disegnare un nuovo modello di sviluppo che preservi quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio, ma che però renda anche possibile viverlo, che sennò si muore comunque, perché è un territorio che è bellissimo, ma che in cui non sarà non c'è la possibilità, no, di poter poi sviluppare quelle che sono le cose utili, purtroppo sarà una sconfitta. Penso che siamo sulla buona strada, e grazie ad Angela che anche quest'anno ci coinvolge e ci permette veramente di poter dare il nostro contributo, che non è economico. Grazie. Centro della manifestazione sarà a Tor Chiara, quindi insomma da Agropoli siamo a Tor Chiara, quindi un weekend veramente ricco dal punto di vista culturale. La manifestazione si terrà per 3 giorni, dal 4 al 6 ottobre, e vede grandi partner che la sostengono, dal comune di Tor Chiara, la provincia di Salerno, la regione Campania, lo stesso Parco Nazionale del Cilento, oltre alla BCC. Vorrei passare velocemente la parola a Paolo Iani, vicepresidente, se vuole fare anche un saluto, come desidera, o sì. Continua, prego. Allora. Diciamo che poco da aggiungere, sì, a quello che ha detto a supporto. Il presidente. Sono iniziative importantissime, che chiaramente questa in modo particolare, perché coinvolge un territorio vasto, coinvolge le aziende, e le aziende in questo momento, quale il migliore momento abbinare lavoro e cultura per portare avanti determinati prodotti, determinate iniziative. Poi la dottoressa ci ha insegnato già per il passato il lavoro fatto con ottimi risultati, quindi non possiamo che accompagnarla in questa iniziativa, sicuramente. Grazie, quindi la continuità, no? Ne parlavamo prima, siamo alla 5ª edizione, quindi anche una testimonianza di continuità. Un saluto chiaramente ce lo affidiamo anche all'assessore alla cultura del comune di Tor Chiara, che ospita, diciamo, principalmente l'iniziativa. Passo la parola a Gennaro Guido. Allora, più che un saluto è un ringraziamento alle persone che in questi anni hanno dato molto all'attività culturale del nostro comune. Partiamo da un luogo fisico, che è il Palazzo Baronale, che è diventato una casa della cultura, intesa nel vero senso della parola. Durante l'anno ci sono concerti di musica classica, ci sono masterclass di giovani con grandissimi musicisti che insegnano ai nostri giovani nel nostro territorio, ci sono le iniziative anche, diciamo, più divertenti, come può essere la Notte del Barone, però sempre con una scelta di
cultura, culturale, cioè mai banalizzare, mai, per noi non è importante fare una storia, ma per noi è importante che la persona che venga in un luogo si innamori di questo luogo. E il nostro palazzo, devo dire, è stato in questi anni veramente protagonista di grandi, bellissimi eventi. E poi da 5 anni questa Story Rider. Story Rider non è solamente raccontare storie, e anche il concorso Common People, faccio notare che negli anni è aumentato moltissimi partecipanti, sono centinaia di racconti, non lo posso dire per leggerli tutti, è stato un lavoraccio insieme agli altri della giuria, e abbiamo notato come anche la qualità sia cresciuta, vengono da tutta Italia questi racconti e premieremo dei bellissimi racconti domenica sera. C'è la pubblicazione del libro dove abbiamo voluto scegliere nel libro i racconti migliori, non solo i vincitori ma anche altri che non sono entrati nella terna vincitrice ma che erano meritevoli di pubblicazioni. Quindi c'è uno sforzo anche da questo punto di vista da parte di Story Rider. E questa cosa dell'arte diffusa sul territorio è un'altra idea geniale della nostra Angela Riccio, che veramente sono convinto, e il parco l'ha capito, il parco del Cilento ha capito che era un'iniziativa importante, infatti l'ha subito appoggiata, e questo è un percorso che dobbiamo portare fino a Sapri, a partire da Torchiara, siamo orgogliosi. A Capaccio. Da Torchiara, poi abbiamo fatto un passo indietro a Capaccio e poi andiamo avanti. Io ci tengo orgogliosamente a dire che parte da Torchiara. Torchiara è in alto, sempre un passo avanti. Camminiamo, è una passeggiata che facciamo insieme in tutto il territorio, devo dire già subito 6 comuni hanno accettato con entusiasmo e abbiamo già richieste di altri comuni che vogliono aderire all'iniziativa. E quindi diventerà un museo itinerante, il parco si è impegnato a fare tutti gli anni un aggiornamento di una piccola guida artistica da dare ai turisti che vengono al territorio e dice vai a vedere cosa c'è a Torchiara, vai a vedere cosa c'è a Laureana, eccetera, eccetera. Story Rider però è sicuramente il momento in cui ci fermiamo a riflettere sulle cose, perché non è solamente, poi Angela ne parlerà in maniera più puntuale di me, ma è Story Rider per i temi che affronta la giornata, è un momento di riflessione, perché quando si parlerà delle donne, e si parlerà dei giovani con fragilità, con problemi, si parlerà comunque di cultura ad alto livello con personaggi alti. E noi ci teniamo che questo sia il filo conduttore. E abbiamo qualche l'anno prossimo, che non vi anticipo, nel quale vorremmo ancora di più cercare di coinvolgere grandi personalità culturali italiane su alcuni temi importanti, come sono il tema della verità e della democrazia in questo momento. E noi vogliamo che qualcuno ci racconti che cos'è la verità oggi, con tutto quello che succede sui mezzi di informazione, su quello che leggiamo, tutto è il contrario di tutto. Noi vorremmo riuscire a dire qualcosa anche da questo punto di vista. Orgogliosamente Torchiara fa il capofila di questa esperienza e sono convinto che questo porterà e allargherà ancora di più l'interesse sul nostro territorio. Prossimo passo, abbiamo già fatto qualcosa in passato con le scuole, e penso che anche lì bisognerà nel futuro continuare a lavorare con i nostri giovani, che ci hanno dimostrato in questo momento di andare in piazza per i valori importanti, e noi dobbiamo sicuramente aiutarli in questa battaglia per la difesa del nostro pianeta. Quindi veramente grazie alla banca, grazie ad Angela, l'inesauribile Angela, e grazie a tutti voi che ci avete accettato di venire a sentire le nostre storie e che anche questo tipo di conferenza stampa può raccontare una storia. Grazie. Può passare la parola direttamente al sindaco di Laureana, Angelo Serra, che... Scusate, ve l'ho girato un po', scusi. Grazie. Che ci dà anche lui il suo contributo e ci racconta il sostegno a questa manifestazione. Io come sindaco del comune di Laureana ho aderito a questo progetto perché sono convinto che le amministrazioni comunali non devono restare chiuse in se stesse, ma devono essere aperte al territorio, essere aperte quindi all'iniziativa anche di un comune limitrofe e poterlo ampliare per offrire al turista, a chi vuole conoscere il nostro territorio, di avere delle possibilità
per dargli delle opportunità di conoscere il territorio e di vedere cosa c'è di bello nel nostro territorio. E poi ritengo che, diciamo, le amministrazioni devono operare sempre in sinergia tra di loro, perché se operano in sinergia si possono raggiungere degli ottimi risultati. Questo progetto consente proprio questo, consente all'amministrazione di dialogare tra di loro, di offrire delle opportunità e quindi di valorizzare il proprio territorio, rimanendo in maniera aperta e collaborando con tutte le amministrazioni che hai vicino a te. Questo credo che sia la cosa essenziale. Grazie mille. Passiamo subito la parola a Angela Riccio, che è l'ideatrice della manifestazione, che, come dicevo, è la quinta edizione. Il tema di quest'anno è la centralità. Sono diversi temi che, insomma, abbracceranno le storie di quest'anno, che sono la creatività femminile, un tema molto importante, il tema degli scatti, così come quello del turismo lento. Insomma, siamo in una slow land, il Cilento è una slow land, e aderendo anche al tema dell'UNESCO nazionale. Poi magari ci spiega un po' meglio questa iniziativa futura, da quanto ho capito, che è questa dell'arte diffusa, che ce l'ha un po' anticipato il Presidente, ci ha dato qualche altra indicazione Gennaro Guida, ma magari la raccontiamo più puntualmente. Allora, io innanzitutto vorrei dire che tutte queste idee nascono da un salotto che è in questa dimora storica, che era una proprietà della mia famiglia, oggi aperta all'ospitalità, che si chiama Borgo Riccio. In questo salotto si riuniscono intellettuali che vengono da tutta Italia, che ho avuto modo nella mia vita, prima di ritornare qua, di conoscere, e che insieme hanno aderito a questo mio progetto di creare Tor Chiara come destinazione. Perché il vero problema del turismo è che il Cilento ancora oggi non viene visto dai grandi operatori turistici come una destinazione. E allora io credo che la cultura, come ha già detto il Presidente, è fondamentale, perché richiama un turismo innanzitutto attento e quindi molto adatto e rispettoso, molto adatto a quello che è il nostro territorio, che deve essere rispettato, perché è un territorio patrimonio dell'UNESCO, ricco di tantissime bellezze, e non solo di mare, ma soprattutto i paesi all'interno, quei paesi che sono rimasti un po' indietro dopo il boom degli anni 60, ma che indubbiamente sono assolutamente i più genuini oggi per trasmettere quella che è una tradizione di questa terra, che è una terra molto molto speciale. Non a caso è la risultanza di una cultura stratificata nel tempo, a partire dai greci per poi arrivare agli spagnoli, poi francesi, di cui sono passati tutti, e tutti hanno lasciato un segno. Ecco dunque che gli intellettuali, quando vengono a Tor Chiara, dicono: ma questo è un paese stupendo, pochissimi lo conoscono, anche degli stessi della provincia di Salerno. Tor Chiara ha 14 palazzi baronali, 14 palazzi nobiliari, degni di essere palazzi cittadini, ha dei luoghi dove si vede un panorama meraviglioso, ha dato i natali a 3 ministri della Repubblica, no, anche del Regno Unito, del Regno d'Italia. Quindi voglio dire, ha una grande tradizione, e quindi questa grande tradizione è lo spunto per chiamare da noi degli intellettuali che vogliano collaborare con noi a rendere questo paese il paese delle storie. Quindi il salotto crea delle storie, le storie escono dalla dimora storica e vanno in tutti questi luoghi meravigliosi, che sono il Palazzo Baronale quest'anno, abbiamo fatto anche la Torre Colombaia, abbiamo fatto nella nostra piazza, luoghi veramente particolari. L'anno scorso aveva partecipato a Story Riders un signore, si parlava di arte, di storie, come si raccontano le storie. Le storie si raccontano con l'arte, con la cinematografia, con il disegno. Non a caso noi non fotografiamo, ma creiamo delle immagini che sono disegnate, colorate, interpretando i personaggi che partecipano a questa manifestazione. Ecco dunque che Elio Rumma, che è un grande, colui che ha inventato col compianto fratello Marcello Rumma, l'arte povera. Dicevo, ma perché non valorizziamo questi paesi immediatamente alle spalle del mare? E come? Dice, non ti preoccupare, coinvolgerò io dei bravi artisti internazionali che vorranno venire a dare la loro opera come testimonianza. E quindi quest'anno, nell'anteprima di Story Riders, sono venuti 6 artisti di fama internazionale, li voglio citare: Tommaso Cascella, che farà un'opera
a Capaccio, Giorgio Galli che farà un'opera a Cecerale e a Laureana, la Di Tundo che farà un'opera anch'essa a Cicerale, e poi abbiamo Elio Rumma stesso che farà un'opera a Tor Chiara insieme con Gabriella Rothman. Ecco, tutti questi personaggi quindi escono da Story Riders, sono una storia della storia. Quest'anno quindi sei paesi avranno un'opera, probabilmente la inaugureremo a primavera. Un'azienda ci ha, devo dire, molto confortato perché si è offerta di realizzare queste opere. E queste opere, che sono eccellenza artistica, verranno prodotte da un'azienda che è eccellenza anch'essa del territorio, che è la Tesi, che fa delle strumentazioni, dei materiali di altissima sofisticazione per l'aeronautica. Pochi lo sanno, ad esempio. Occupa 140 aziende, l'età media sono 35 anni. Un fiore all'occhiello che va valorizzato. E quindi anch'essa lascerà un piccolo segno di sé da Capaccio fino ad arrivare a Sapri. Veniamo ad oggi. La manifestazione quest'anno ha tre temi. Il primo è la creatività femminile. Avremo un'artista, la Viparelli, che ha avuto la piacere, la fortuna, ma non la fortuna, si è guadagnata l'attenzione degli americani, le hanno dedicato una mostra recentemente a Los Angeles. La Lina Sastri non ha bisogno di presentazioni, è una grande artista, ma anch'essa ci verrà a raccontare come il successo è frutto di impegno e fatica. E poi Cinzia Leone, che ha scritto recentemente, ha vinto questo premio a Rapallo con questo suo libro, dove racconta la sua storia e anche la sua storia di disegnatrice, perché lei comprerà il libro, avrà il piacere di avere una sua caricatura. E poi avremo Corvesiero che presenterà Salernitani con la valigia, cioè la storia di tutti quei salernitani che sono partiti poveri in cerca di fortuna e che hanno realizzato tanto. E come testimonial ci sarà il nipote di Gioia Petrosino, che verrà a raccontare la storia di quest'uomo che partì alla volta dell'America diventando un grande e venendo poi a morire purtroppo vittima del terrorismo, della mafia in Sicilia. Non abbiamo ricordato che in occasione di Story Riders noi facciamo anche un laboratorio di scrittura ricreativa tenuto da Raffaella Aragona e da Daniela Fabrizi, che sono coloro che hanno inventato e portato in Italia lo plepo, che è un modo, diciamo, di scrivere molto particolare e che ha un grande seguito soprattutto in Francia. E poi avremo il tema del riscatto, come ha ricordato il nostro assessore. Il tema del riscatto è molto importante perché mai come in questo momento di crisi di quelli che sono i valori, ci sono degli esempi che possono rappresentare come in realtà si possa essere vincenti nonostante tutto. Ed ecco quindi il caso della sanità, avremo un ragazzo della sanità che verrà a portare la sua testimonianza. Avremo Capalbo che racconterà come dei ragazzi hanno fatto delle start-up nella Locride, in una quindi atmosfera terribile, dei giovani si sono impegnati a non andare via, a rimanere lì e a creare le loro imprese. E poi Don Antonio Loffredo, che è il grande protagonista di questo, verrà a commentare il film di Luca Rosini, regista della Rai. E l'ultimo giorno invece il turismo lento, il nostro turismo. Il nostro turismo che quest'anno è stato individuato come il tema dell'anno dell'UNESCO. Ed ecco allora che racconteremo alcuni personaggi che hanno fatto turismo lento. Annella Prisco racconterà l'esperienza con suo padre, il grande Michele di Prisco, e poi ancora Alfonso Gatto in Sardegna con Marcello Napoli e Francesco De Piscope. Poi ci saranno le premiazioni. E le premiazioni premieranno i racconti che, come ha detto il nostro assessore, sono racconti che sono arrivati molto più copiosi degli altri anni da tutta Italia e verranno anche a ritirarli da Milano, da Varese, da Roma. Ecco, l'ultima annotazione che vorrei fare è che anche noi siamo stati portatori di turismo, perché in questi 5 anni sono oltre 100 intellettuali che sono venuti a Tor Chiara e che qui si sono fermati e che addirittura ritornano. Che Giulia Cerasoli, che è questa giornalista parlamentare del Quirinale,
torna per la seconda volta, o già Raffaella Aragona, che ormai è una nostra colonna. Grazie. Perfetto. Grazie Angela Rizzo, grazie a tutti. Presidente, vogliamo aggiungere un saluto finale? Ricordiamo solo l'appuntamento, allora dal 4 al 6 ottobre, scusate, dal 4 al 6 ottobre, corretto, al Salone degli Specchi, al Palazzo dei Concilis, per Chiara si trasforma nel Paese delle Storie. Grazie a tutti.